Un saluto dal vostro Ennio Morricone. Quest'estate ho deciso di organizzare 7 concerti a Terme de Caracalla, a Roma, per festeggiare l'addio alle scene. Con me sul palco ci saranno dei giovani, baldi e speranzosi, che vogliono intraprendere la mia carriera. Io durante il concerto li guarderò col mio sguardo inquisitivo e sospettoso. E alla fine del concerto i più meritevoli riceveranno ciò a cui tengo molto di più. Innanzitutto il poncho dei Clint Eastwood, che mia moglie Maria aveva ridotto a uno straccio da cucina, e sono riuscito a levarglielo dalle mani e a salvarlo. Poi, sempre più meritevoli, regalerò un bacio in bocca del mio più grande amico, Peppuccio Tornatore, che darà questo bacio appassionato di persona personalmente, come dice un altro mio grande amico, Andrea Camilleri. A quelli che non ce la faranno a superare l'esame e quindi verranno da me reputati bocciati, regalerò un pezzo della mia bacchetta da direttore d'orchestra, dopo che gliela avrò spaccata sulla testa, in segno di incoraggiamento e di sprono nel contempo per un futuro migliore. Concludo dicendo che durante questi 7 concerti, visto che il numero 7 mi fa pensare a un mitico film western con Yul Brynner, intitolato I Magnifici Sette, inserirò nei miei concerti un frammento di questa colonna sonora. Pa 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 pa